Allora, per la serie. Aia, Antonietta! Ciao! Le mirabolanti avventure. Ma la fascia per i capelli me la potevo anche togliere. Le mirabolanti avventure di Stella ed Antonietta. Presentiamo la prima gita al pronto soccorso. Allora, ieri Stella è caduta. Io stavo facendo un video. E infatti l'ho cancellato perché si sente che mi sento che lei piange, mi alzo, quindi poi dopo l'ho cancellato. Ecco. Sì, Anto, ecco qua. È caduta, ha perso tantissimo sangue, ha battuto credo la testa qui dietro. Io non so dove sia caduta, suppongo che sia caduta sotto la finestra. C'è un coso che copre i fili, secondo me lì ho trovato del sangue, quindi comunque ha portato sangue comunque. Grazie a Dio è stato solo un brutto spavento. Aspettate, vedete? Aspetta, senti, fai vedere la ferita. Stella, mamma non è pratica, eccolo qua. Comunque, per fortuna, grazie a Dio, non è successo niente di che, deve essere sotto controllo per 48 ore, quindi oggi non siamo, dove devo guardare? Non siamo andati al nido, e sto qui a giocare un po' con loro, e insomma, solo un grande spavento. Si è fatta tutto il reparto, il piano di pediatria, proprio tutto, perché poi ieri, eccola, guardate dove sta. Stella, Stella. Cucù, cucù. E comunque, quindi, insomma, per chi me lo sente, eccoti, amma, eccoti. E quindi, ops. E quindi, no, volevo dire soltanto a chi me l'ha chiesto, se la sa bene, non ha perso conoscenza, non ha vomitato. Il nostro dottore di famiglia non avrebbe voluto neanche che venisse messo il punto. Però, boh, non lo so, stamattina abbiamo fatto la medicazione. E deve prendere gli antibiotici, è stato un grande spavento. Pensate, e non mi capita quasi mai, pensate, ieri sera dallo spavento non sono riuscita a cenare. E stamattina mi sono costretta a fare colazione perché comunque non posso stare senza mangiare. E quindi, insomma, tutto bene quel che finisce bene. Ora, se come voi potete notare, questa è la parete attrezzata. Stella, giù! Vieni qua. E adesso io sono terrorizzata perché queste sono cose che loro hanno sempre fatto. E non sono mai stata una madre eccessivamente apprensiva. Cauta sì, ma non. Ah, mamma mia, dove stai andando? Adesso sì. Antonietta, e dai a mamma. Ho messo dei paracolpi, li ho dovuti fissare con l'attac. I paracolpi che avevo prima, loro hanno imparato a toglierli. Quindi io non li usavo più. Non credo che abbia battuto contro uno spigolo, però insomma non si sa mai la prudenza. Ecco, diciamo che adesso ci sarà qualche giorno in cui sarò terrorizzata. Quindi io vi saluto e tutto bene quel che finisce bene. E io e le principesse vi salutiamo. Ciao!